arriva la squadra ultima in classifica che, come hai detto te, non ha tanto da perdere. Ha cambiato un po' il gioco rispetto all'andata con l'arrivo del nuovo allenatore. In questo senso saremo pronti. È già seconda settimana che stiamo caricando, quindi c'è un volume di lavoro importante. Quindi non saremo proprio 100% questa domenica fisicamente, ma questo secondo me non ci deve assolutamente pesare, nel senso abbiamo una buona partita da giocare, saremo pronti quanto basta per battere Castellano. Ed è un mese importante questo per il futuro, sia per la preparazione verso i mesi primaverili, quelli che contano, e anche perché comunque ci sono partite importanti da giocare al massimo. Ma il campionato italiano ormai, quest'anno in particolare, credo che ha dimostrato in più riprese che non c'è una partita facile, che ci sono i risultati a sorpresa, che poi alla fine non sono neanche tanta sorpresa, perché il livello è talmente alto che basta che non sei al 100% e non giochi la buona prestazione, per non dire migliore, che rischi di complicarti la vita e perdere i punti o le partite, per cui assolutamente una partita da giocare al massimo, perché i punti ci servono per arrivare più in alto possibile in vista di playoff, ma la mentalità vincente si crea solo vincendo, per cui è una cosa che assolutamente dobbiamo fare, dobbiamo avere un approccio giusto per questa partita qua, perché porta con sé dei pericoli che vanno al di là dell'aspetto tecnico.